tutti gli articoli 533, 534 e 535 del codice penale. Dichiara Sant'Anastasio Michele responsabile dei reati ascrivibili, indicando gli stessi a piccola continuazione, dopo data la pena complessiva di anni come ricostruzione nonché al pagamento delle spese processuali. Pretendi gli articoli 164 e seguenti codice penale concede il beneficio alla sospensione condizionale della pena a Sant'Anastasio Michele. Letti gli articoli 538 e seguenti codice di procedura penale, condanna Sant'Anastasio Michele a risarcimento di danni in favore di Saviano Roberto, la parrocchia di Rosario e del Consiglio di Ordine dell'Oeste della Campania, per dichiararsi in separata sede. Condanna Sant'Anastasio Michele al pagamento di provvisionale che si divide in euro 20.000 in favore della parte civile della parrocchia di Rosario che ne ha fatto richiesta. Letto l'articolo 541 codice di procedura penale, condanna Sant'Anastasio Michele alla riduzione delle spese di costruzione e giudizio delle parti civili che si divide in complessivo euro 5.000 o oltre IVA circa le spese generali in favore di ciascuno di loro. Letto l'articolo 530 codice di procedura penale, assolve Clementi Francesco, Giovanni Antonio, Benito Carne, l'alleato l'ha scritto che non aveva commesso il fatto. Letto l'articolo 594 comma 3 codice di procedura penale, fissa per le vostre notazioni il termine di giorni 90. Un commento, Saviano. Roberto, possiamo fare un primo commento? Intanto, la distruzione che è riconosciuta, insomma, la rilascia del proprio scrittore che ha acceso un faro sugli affari loschi di questo clan mafioso di cui poco si sapeva. Sì, viene riconosciuto dopo tanti anni la minaccia, sono un po' trasformato nel senso che sono anni che aspettavamo questa.